stagione. Mi scuso in anticipo se faccio il tifo per l'Italia, però... siamo qui a fare il tifo tutti quanti per Fischnader. Il suo avversario è Vaita, quasi un secondo e mezzo di ritardo, parte infatti solo in questo momento. Fischnader non deve essere troppo conservativo, lì ha sempre problemi in quelle prime, seconda e terza porta. Mette la tavola un po' intrappata, però è molto diretto su quel palo lì. Poi qui ritrova sempre il ritmo. Fisch, non fare errori, Cerca di rosicchiare del terreno Fight. È molto, molto aggressivo, molto veloce, però Fisch. E siamo alle ultime porte, Fight si è fatto sotto, ma Fischnader vince in scioltezza, la sua quinta vittoria di quest'anno. Fischnader vince 1000 punti che probabilmente non saranno sufficienti a prendere il comando della e in mano la Coppa del Mondo. Ah, bravissimo Fisch, siamo contenti per te. Quinta vittoria infatti per lui. Nessun altro atleta ha vinto tanto quanto lui quest'anno, perché il Andreas Brummegger ha solo 3 vittorie. Ha più podi però. È stato molto bravo quest'anno Fischnader, qui abbiamo visto prima suo direttore agonistico, contentissimo naturalmente per lui. Ha dimostrato che hanno fatto un ottimo lavoro quest'anno come squadra e lui Fisch veramente anche di testa quest'anno era veramente forte, bravissimo Fisch. Mi sembra da questo replay si vede molto come la sua posizione più centrale rispetto a Veit, la cui punta della tavola continuava ad alzarsi, che era esatto, più centrale. Si inclinava un po' tanto, ecco il busto, perché lui essendo così alto deve stare attento a non inclinarsi troppo perché se gli scappa la tavola. Ma qui la grande soddisfazione per Roland Fischnader che vince la sua quinta gara di parallelo nel 2012, ottimo modo per chiudere una stagione e il punto di partenza per la stagione prossima. Esatto, adesso hanno un po' di tempo per riposarsi un po', poi ci saranno i campionati italiani e poi a maggio riprenderanno con gli allenamenti questi ragazzi e penseranno già alla prossima stagione. Per noi è tutto per questa stagione 2012 di snowboard di Coppa del Mondo. Ringrazio tantissimo Marion Posch per il suo supporto tecnico, la sua grande competenza. Grazie a te Vezio, mi è stato molto piacere aiutarti a vedere i miei ex compagni di squadra e vedere tutti questi atleti di Coppa del Mondo, è stato veramente bellissimo anche per me, grazie. È stato un piacere per me accompagnarvi in questa stagione 2012, appuntamento quindi alla prossima, grazie per averci seguito e arrivederci. Ciao a tutti.